Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero libri, poesie e fumetti. Direi di partire dall'unica lettura in digitale che ho fatto, ovvero Le Cesoie di Busan di Karen Waves. Questo romanzo mi è stato gentilmente inviato dall'autrice, mi incuriosiva tantissimo perché è ambientato in Corea. Infatti la protagonista, Valentina, è una studentessa universitaria che studia all'estero, in Corea per l'appunto. In un giorno particolarmente sfortunato si imbatte in un potatore. Non rimane particolarmente colpita da questo ragazzo perché in realtà la priva dell'unico posto in cui voleva stare, ovvero su una panchina in tranquillità, visto che aveva una giornata pessima, però questo ragazzo sembra invece incuriosito da lei e la rincorre in un certo senso, e la storia parla praticamente di come questi due ragazzi si conoscono e poi hanno un intreccio amoroso. Devo dire che è stata una lettura molto piacevole, molto scorrevole. Se non sbaglio l'ho letto in circa 2 o 3 giorni, perché appunto è molto scorrevole come è scritto, ma è anche abbastanza accattivante. Io ero molto presa dall'intrigo ed ero molto curiosa di sapere come si sarebbe evoluto il rapporto fra Valentina e Won-ho, il potatore, ovvero. Mi è piaciuto tantissimo scoprire qualcosa di nuovo sulla Corea, perché è un paese che conosco veramente pochissimo, quindi anche semplicemente sapere qualche piatto tipico o il modo in cui si saluta o il fatto che ci siano dei suffissi, ad esempio per i maestri o per le persone più grandi, per portare rispetto un po' come succede in Giappone, mi è piaciuto veramente tanto. Ero totalmente all'oscuro di questo, quindi è stata una piacevolissima sorpresa. Purtroppo però i personaggi non mi sono piaciuti, in particolare Valentina l'ho trovata odiosa ed irritante, probabilmente perché è un carattere molto diverso dal mio, quindi non sono riuscita ad empatizzare con lei, e soprattutto in molte situazioni avrei reagito e mi sarei comportata in maniera totalmente opposta, quindi mi creava una certa frustrazione la cosa. Ma neanche il personaggio maschile principale, ovvero Won-ho, spero di pronunciarlo bene, non mi è piaciuto granché, nonostante sia descritto come un bel ragazzo. Ho fatto veramente molta fatica ad immaginarlo e in generale non mi ha detto nulla di che. Sono rimasta poi un tantino sorpresa dalla storia d'amore, perché me l'aspettavo romantica, dolce, tenera, e invece è tutt'altro, è molto passionale, fisica, carnale. Non mi ha dato fastidio questa cosa, mi ha solo leggermente stupita. Nel complesso è stata una lettura comunque molto piacevole. Se state cercando qualcosa di abbastanza fresco, leggero, ma allo stesso tempo un pochettino passionale ed intrigante, assolutamente consigliato. Questo, se non sbaglio, è il primo di una trilogia o comunque di una serie, e al momento è uscito questo e il secondo. Ve lo lascio comunque linkato qua sotto in descrizione. A me è piaciuto particolarmente per l'ambientazione, ovvero la Corea, perché mi ha permesso di scoprire cose nuove, e poi mi fa molto piacere che l'autrice sia italiana, perché non leggo tantissimi romanzi scritti da autori italiani, quindi mi fa piacere scoprire autori nuovi. Ho letto poi Milk and Honey di Rupi Kaur, una raccolta di poesie che ho visto ovunque in giro per il web, soprattutto su Instagram, probabilmente per la copertina così minimale, ma anche su Tumblr ci sono tantissime citazioni, anche alcune poesie, mi sembravano particolarmente ispiranti e belle, quindi ho deciso di recuperarmi questa raccolta. La cosa che mi ha colpito da subito è che questa raccolta è divisa in 4 parti, ovvero la sofferenza, l'amore, la rottura e la guarigione. È una raccolta di poesie improntata tantissimo sull'esperienza personale dell'autrice e parla tantissimo di femminilità, essere donna, abuso, violenza, amore, come riprendersi da un amore che finisce, che non è semplicemente un amore verso gli altri, ma è principalmente un amore verso se stessi. Nella prima parte ho sofferto abbastanza, come giustamente richiama il titolo, ovvero la sofferenza, perché si parla tantissimo di violenza e di abuso, ed è una cosa che mi ha fatto pensare, ma in particolare mi ha dato abbastanza fastidio. Penso comunque che sia difficile per un'autrice, per una donna, mettere su carta dei pensieri, delle sensazioni veramente così, così forti che un estraneo potrebbe far fatica a comprendere o a provare. Ammiro tantissimo il coraggio dell'autrice in questo senso. All'interno di questa raccolta ci sono inoltre delle illustrazioni dell'autrice stessa che si accompagnano appunto ad alcune poesie. Una cosa che ho trovato molto interessante, perché sono delle illustrazioni molto minimali e semplici, però secondo me in alcuni casi riescono a racchiudere bene il senso della poesia. Devo dire però che sono rimasta un tantino delusa, perché ne sentivo parlare benissimo ovunque,
comunque da tutti. E io personalmente mi sono rivista veramente poco in questa raccolta, probabilmente perché non ho avuto esperienza diretta di tante cose che vengono citate, però per esempio anche nella parte in cui si parla di amore pensavo di trovare dei pensieri leggermente più profondi, più intimi. Pensavo di rivedermi di più, sinceramente, e questo non è successo. In più di un'occasione ho avuto l'impressione che le poesie fossero non superficiali, però che non dicessero nulla di nuovo, mi sembravano parole sentite e risentite. Ed è veramente un peccato perché secondo me ci sono altre poesie invece molto toccanti e altre anche semplicemente di due righe in cui si lancia un messaggio molto positivo di speranza verso altre donne che magari stanno affrontando un momento difficile. Ho letto poi uno dei libri più belli che io abbia letto negli ultimi anni, che mi ha colpito tantissimo e di cui non vedevo l'ora di parlarvene, però mi rendo conto che potrei rischiare di ammorbare inutilmente della gente che non è interessata, perché si tratta comunque di una cosa molto, molto specifica. Inoltre volevo ancora tenerlo un po' per me, perché ci sarebbero tante cose che vorrei dire, però appunto preferirei a sto punto che chi fosse interessato lo leggesse, perché secondo me merita veramente tantissimo. E sto parlando di Poirot and Me di David Suchet. Per chi non conoscesse, David Suchet è un attore che ha interpretato Poirot negli ultimi 25 anni nelle serie televisive, appunto, su Poirot, che è un personaggio di Agatha Christie, un investigatore belga, e per chi mi conoscesse, uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Io amo tantissimo Poirot e ho iniziato ad approcciarmi ad Agatha Christie, a Poirot, ai gialli, grazie alle serie televisive su Poirot, quindi grazie a David Suchet che ha interpretato questo personaggio. Leggere di come è nato appunto il personaggio, di come David Suchet ha creato Poirot, di come ci ha messo del suo, di come ha fatto di tutto perché fosse preso sul serio questo personaggio che in precedenza era stato interpretato un po' come una macchietta, come una caricatura, come un personaggio buffo da prendere in giro, mentre lui lo voleva rendere estremamente serio, nonostante le sue piccole manie. Ma per me è stato interessantissimo anche conoscere meglio l'attore, perché non parla esclusivamente del suo rapporto con il personaggio, di come è nata la serie TV, episodio dopo episodio, che cosa è successo, che cosa ci ha messo di suo, di piccoli aneddoti, ma parla in generale anche della sua carriera, del suo rapporto con il teatro principalmente. Lui ha recitato Shakespeare in diverse occasioni, ma ha partecipato anche in diversi film di Hollywood, cosa che non sapevo minimamente, quindi è stato molto interessante entrare nella vita di questa persona, conoscere come si è avvicinata a Poirot, perché prima che gli proponessero questo ruolo lui non aveva mai letto nulla di Agatha Christie ed è finito poi invece per leggere qualsiasi cosa e cercare di rendere più fedelmente possibile il personaggio, ma anche in generale ogni singolo episodio. Poco prima che iniziassi a leggere questo romanzo, su Sky avevano fatto una mini maratona di Poirot, quindi davano costantemente alcuni episodi che io ho visto e rivisto, ma continuo a riguardarmi perché ho molto piacere. E quindi leggere di questi episodi descritti alcune volte nei minimi dettagli con piccoli aneddoti al riguardo sul perché una cosa è stata fatta così piuttosto che cos'ha, è stato estremamente interessante. Man mano che narrava io queste cose le riconoscevo tutte nella serie TV ed è stato super emozionante. Mi dispiace tantissimo che questo libro non sia stato ancora tradotto in italiano, perché mi sarebbe piaciuto molto farlo leggere anche mia mamma, che è molto appassionata a Poirot e che in un certo senso è stata lei a farmi conoscere. Al momento si trova solo in inglese e io l'ho pagato, se non sbaglio, 11-13 euro su Amazon, dovrebbe venire tipo 9 sterline. Comunque, se avete modo di recuperarlo, se avete un inglese intermedio, non è particolarmente difficile come livello di inglese, e se vi piace Poirot dovete assolutamente recuperarlo. Altro libro che però ho fatto molta, ma molta fatica a leggere e che probabilmente non avrei mai terminato se non fosse stato scelto da voi come recensione scelta da voi, per l'appunto, è Pastorale americana di Philip Roth. Questo perché, nonostante la storia in generale mi sia piaciuta veramente tanto, lo stile l'ho trovato molto complicato e mi ha creato tantissime difficoltà. C'erano dei momenti in cui
mi svenavo, non avevo proprio voglia di continuare a leggere perché l'ho trovato pesante, in alcuni punti noioso. E niente, ho fatto semplicemente molta fatica a leggerlo. La storia parla di Simur Levov, soprannominato lo svedese per le sue prestanze fisiche, perché è sempre stato un ragazzo, uomo molto atletico, molto bello, molto popolare, che vive appunto questa vita un po' stereotipata, perfetta del sogno americano, e che un giorno si ritrova a vivere un dramma, ovvero la figlia adolescente fa scoppiare una bomba in protesta, contro la guerra del Vietnam in uno spaccio, uccidendo anche una persona. E da qui la sua vita crolla inesorabilmente. Purtroppo questo libro non mi è piaciuto tanto come avrei voluto e soprattutto ho fatto tantissima fatica a leggerlo, nonostante muova una critica, secondo me molto interessante, all'America e analizzi varie problematiche dell'epoca, a partire dalla guerra nel Vietnam, piuttosto che la lotta per i diritti civili e così via. Se siete incuriositi, ho fatto una recensione molto approfondita appunto su questo libro che vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Ho recuperato poi un fumetto che volevo leggere da tantissimi anni, quasi 10 anni per l'esattezza, ovvero Maus di Art Spiegelman. Sono venuta a conoscenza di questo fumetto grazie alla mia professoressa di lettere, che in occasione della giornata della memoria ci aveva passato delle fotocopie di questo fumetto e mi aveva colpito tanto perché fino ad allora non penso che avessi mai letto un fumetto riguardante un fatto storico vero, così importante e che lo esprimesse in maniera così, tra virgolette, diretta e violenta. Mi aveva impressionato veramente tanto, quindi negli anni successivi desideravo recuperarlo, ma allo stesso tempo ero molto intimorita perché sono facilmente impressionabile. Questo mese mi sono decisa, l'ho ordinato e l'ho letto. È stato abbastanza pesante e forte, ma non quanto mi ricordassi. Per questo sono rimasta leggermente delusa, ma non assolutamente per la storia che viene raccontata. Si tratta di una storia autobiografica dell'autore e del padre dell'autore, Vladek Spiegelman, che ha vissuto in prima persona l'Olocausto. La storia alterna quindi l'oggi, tra virgolette, ovvero quando Art chiede al padre di raccontargli dell'Olocausto, perché vuole scrivere questo fumetto Maus, e il passato, ovvero quando era più giovane Vlade, che è quello che ha dovuto provare sulla propria pelle, in particolare lui e la madre di Art, Anya, se non sbaglio. È una storia incredibile. Io faccio molta fatica ad immaginarmi delle persone così tenaci, così strette, attaccate alla vita, in grado di sopravvivere veramente tutto con uno spirito di adattamento, con un ingegno così forte da adattarsi e cercare una via di fuga in qualsiasi momento, in qualsiasi momento di difficoltà, appunto. Mi ha colpito veramente tantissimo. E la cosa che forse mi ha colpito di più è stato il vedere Vladek, da tra virgolette giovane, affrontare in maniera abbastanza impavida l'Olocausto, e il Vladek del presente, molto cambiato sì per quello che è successo nel suo passato, ma una persona estremamente egoista, tirchia, quando invece nei campi di concentramento aiutava gli amici, la sua famiglia. Quindi l'ho trovato un fumetto decisamente potente, perché parla di un'esperienza vera, personale, che riguarda l'Olocausto, che è un evento terribile, e vedere coi propri occhi quello che succede a questi poveri topolini che sarebbero gli ebrei non può lasciare nessuno tranquillo o non turbato. Io infatti ho cercato di diluire la lettura di questo fumetto leggendo uno o massimo due capitoli al giorno perché è abbastanza pesante quando leggi di persone che vengono ammassate veramente come
neanche come animali, ma proprio come cose, che vengono trattate come cose, vengono private della loro individualità. È veramente orribile. Trovo che sia una lettura da fare sempre, indipendentemente dal giorno, mese, anno, dall'età. Penso che sia un testo veramente molto importante, soprattutto perché si basa su una storia vera. L'ultima lettura di cui voglio parlarvi è il fumetto che avete scelto per il gruppo di lettura, ovvero Dimentica il mio nome di Zero Calcare. Avevo già espresso la mia opinione riguardo questo fumetto sul gruppo Facebook, quindi se siete incuriositi, se volete confrontarvi con altre persone, trovate il link qua sotto in descrizione. Comunque, questo è il terzo fumetto di Zero Calcare che leggo e mi è piaciuto veramente tanto. Continuo a preferire leggermente di più La profezia dell'armadillo, ma questo fumetto mi è piaciuto veramente tanto. Uno, perché rispetto agli altri che ho letto, tratta secondo me un tema molto più forte e profondo, ovvero il lutto, la perdita di una persona amata. Infatti il fumetto parte con la morte della nonna di Zero Calcare. All'inizio in particolare avevo tanta angoscia, perché viene rappresentato sia Zero Calcare che la nonna in un momento di angoscia e terrore per la morte, di ansia, che ho trovato particolarmente comunicativo e veramente struggente. Adesso vi mostro qualche tavola per rendervi l'idea. Rispetto quindi ad altri fumetti l'ho trovato decisamente più cupo, anche per quanto riguarda i disegni ci sono molte più vignette dove prevale il nero. Nonostante tratti un tema così delicato ed emotivo come la morte, la perdita, ad esempio, di un nonno, di una nonna, cosa che purtroppo abbiamo sperimentato tutti o sperimenteremo tutti nella nostra vita, non risulta opprimente o pesante. Certo, si può provare un po' di magone, un po' di ansia, soprattutto all'inizio quando deve salutare per l'ultima volta la nonna, però per il resto la storia è ben bilanciata, ci sono tanti momenti molto frivoli, divertenti. Mi sono ritrovata a ridere ad alta voce in più di un'occasione e a me piace tantissimo l'umorismo di Zero Calcare, mi piacciono tantissimo i suoi personaggi, le vicende che crea, il modo in cui parla di cose quotidiane, mi piace particolarmente. Inoltre in questo fumetto c'è un piccolo salto in più perché c'è una parte, diciamo, fantasy, di fantasia. Ovviamente per non entrare troppo nei particolari della sua vicenda personale, per non raccontare troppo della sua famiglia, si è inventato una storia, diciamo, parallela, un po' misteriosa, che sì, ho trovato abbastanza carina, però non mi ha convinto al 100%. Queste erano quindi tutte le letture che ho fatto ultimamente. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi avete letto qualcosa, qualche fumetto o libro che ho citato. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!